Abbiamo iniziato per Barbara. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, allora... Eh. Non succede mai, ma penso che sia, è proprio la PS che, di Barbara che si mostra e è dentro, ehm, allora la vedo dentro a una sfera che potrebbe essere ehm, un, con un vetro molto spesso, uh -huh. ok dove dentro questa sfera c'è la sua energia che va verso l'esterno ma si limita a girare dentro questa sfera. Eh, me lo mostra perché mi, mi, si mostra così perché è così da quando era nella pancia della mamma. Eh, ho visto proprio che mentre era lì, mentre era, lei ha scelto di entrare nella pancia di sua mamma. Cioè quindi di nascere da sua mamma, ok? Eh, la vedo molto eh, potente, quindi era una PS, una PS che lì eh, si è incarnata molto centrata e quindi la vedo molto creatrice lì. Quindi vedo proprio che eh, stava attivando la sua creazione, la sua energia per nascere già con voleva già fare un'esperienza molto eh, evolutiva a livello energetico quindi la sua intenzione lì era quella di nascere e eh, centrare la sua esperienza nel sviluppare le sue capacità eh, direi medianiche perché proprio attivare la sua energia e sperimentarla no? uh -huh. a un certo punto è stata inglobata in questa sfera quindi da lì in poi anche quando è nata lei ha fatto tutto nella sfera ok quindi tutto ciò che lei sente tutte quello che lei tutti i suoi disagi ok sono sono tutte le i suoi disagi derivano da questa sfera che limitano la sua attività, quindi non la può fare più di un tot, quindi la può fare solo in uno spazio che è della sfera. Ok, ti dà l'autorizzazione: sì, vibrazione 2,8 miliardi, percentuale di consapevolezza. 149 PS 41 vite precedenti 1812 cervello No, non ho sentito 10.3 Causa esoterica di queste interferenze nel sentire la voce tua? Io Barbara la vedo molto, molto, molto potenzialmente molto potente. Eh, se, lei, se lei libera la sua, le sue capacità, eh, non la ferma più nessuno. Quindi le non vogliono che si liberi stanno interferendo sì 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 ma anche prima mentre ci raccontava i punti sentivo che avevano, interfer avevano eh, interferito con la mia di voce sentivo già lì e poi è andato via vabbè vediamo le queste entità eteriche tanto preoccupanti tanto cattive che qualcuno teme continuamente ci sono interferenze ci sono interferenze l'interferenza non sono nulla uh -huh. ridimensioniamole subito allora, Uomini del tempo, due del secondo universo, direi demoni in generale. Nel senso, delle figure un po' ehm, faccio fatica a descrivere. Nel senso che hanno una forma strana eh, sul nero, mm. hanno la testa fatta un po' così arco no? ce ne sono due uno e due e gli occhi sono una, una mezzaluna illuminata ecco vedo questo aspetto qua due uomini del tempo che compito hanno avuto. più due demoni gli uomini del tempo eh, direi che hanno proprio agito nella eh, vita di barbara limitandole. le gli spostamenti dire proprio nello spazio ok. Quindi eh, controllavano la, il suo limite di movimento. Mm. Tutte e due, sì, come si chiamano Kashtar. Nixor. Questi sono gli uomini del tempo o i demoni? Gli sì. uomini del tempo. Okay. I demoni che ci fanno lì, i demoni sono quelli che hanno messo la sfera, l'hanno messo, che è stata messa durante una delle sedute spiritiche. Vabbè, andiamo avanti. Mm. Mm. Sì, sì. Diciamo che eh, è come se in quel momento, quella volta lì, oh, boh, mi viene da dire tutte le volte: è come se ogni volta che eh, viene fatta una seduta spiritica, c'è cioè, eh, quando aprono il canale energetico, ok. Chi arriva dà un'occhiata in generale, ok? Mm. E se c'è qualcosa che a loro può essere utile, eh, ne approfittano, tra virgolette. E poi dopo vengono trascinati, ecco. E altre entità eteriche, vediamole. C'è una mantide, poi vedo uno tipo un coccodrillo e un grigio EDL 3. Ok. Elena, è vero che se passi sopra il um, simbolo degli handicappati per strada? Un pacchetto mm. riservato agli handicappati eh, ti si attacca a un EDL? Verificalo. Sto guardando, no. Cioè, devi avere ti succede se apri, se hai, ma perché tu, cioè, allora, se uno ha un canale aperto di quel tipo. E passa lì, eh, sì, gli entra l'IDL perché lui eh, lascia che li entri, non so come dire. No? Cioè, perché si è se fatto il... questa idea. Esatto. Perché chi sei tu, no? che ne È l'età di 8 e 9, eh. oggi quale esatto. sia? Che inquietà mentale ha quella lì? Diciamo che le tiene a bada a 7 con farmaci. Sì, sì con farmaci. Ok, la 7 più 7 diceva oh. così. Oggi lo diceva? L'epoca, l'epoca. Ah, no, no, ma no, eh. perché lei Vada. si fa eh, quell'idea lì e quindi... Come È più altro. importante Elena dal punto di vista in cui sei tu in eterico un'entità mentale di qualunque tipo o uno stupido EDL? L'entità mentale, assolutamente. Mm? Perché? Perché parte tutto da lì, l'avevamo visto... Ecco perché c'è la cosa: le DL è un esecutore. Se togli il capo, le DL non so cosa no, fa. No, sì, infatti, no, no, è tipo l'autista del pullman, cioè, ecco perché no. questa qua non vede le sue entità mentali visto che erano 8 9. Adesso psicofarmaci ne prende, che, che prende, assume ed è a 7,7 comunque tanto perché non le vede? Sì. vede e come se le vede? Le ignora. Sì. Allora, secondo me è un, sì, un circolo vizioso, no? Uh -huh. Quindi le vede, eh, le dicono, poi le ridicono che non è vero. che uh -huh. Tutti sono non... interferiti no. delle entità eteriche. Sì, sì, che qui sì, sì, l'utopia, che diciamo sì. sarebbe da raggiungere. Quando l'utopia è la sorgente, quindi qui non ci sta la sorgente. Io potrei dire mm. addirittura che le fa comodo così, quindi no? Si, Le no si sento. dà anche un certo così, un certo stile. Mm. Non stiamo, stiamo parlando di una rompicoglioni ormai perché possiamo definirla solo così. Mm. Va bene, EDL 3. Che fanno gli EDL nel caso di Barbara? Gli EDL fanno da spola tra le sue entità mentali e direi principalmente eh, gli uomini del tempo e i due demoni. Mentali, vediamole. Quelle che la signora Marta ignora. Prego. Allora, ce ne sono due, che allora direi uno è di livello 3 ed è ehm, ap apatia, apatia direi proprio apatia, cioè eh, monotono, uh -huh. quindi non, non troppi sbalzi vibrazionali, così uh -huh. tengono sempre lì non ha occasioni per trovare uno spiraglio per potersi liberare diciamo no? con questa e poi ce n'è una di livello 6 che è proprio eh, confine la chiamerei eh, eh, in eterico io vedo eh, barbara che guarda in su il su il, eh, guardare in su eh, in questo caso è eh, eh, rappresenta eh, il, il poter andare oltre, eh, cioè fare eh, quello che vorrebbe fare fino in fondo, no? Ok, quindi guarda in su, e sopra ha eh, come un limite, proprio una barriera, quasi ceneterico cioè la vede fisica che è formata dai pensieri creati da quest'entità mentale. Questa quindi, è la 6. Uh -huh. eh, non riesce no, questa entità mentale, le creava delle eh, forme mh, di pensiero in maniera tale che lei non riuscisse a studiare, per esempio, oppure eh, le toglie i, i ricordi in maniera tale che la sua memoria duri pochissimo. Ok, tutti questi limiti per bloccarla e mantenerla lì. Ce n'è una terza o sono solo. Io? No, sono quelle due lì. le vedo molto uh, impianti allora un impianto mentale che è una sfera intorno alla pineale proprio intorno alla pineale e quello è l'unico mentale fisico c'è una ha ah, come delle barre qua, eh, direi, che vanno in verticale, percorrono in verticale le costole, ok, ai lati, sia davanti che dietro, e in eterico eh, ci sono come dei bracci che partono da queste barre, ok, e la, e la spostano, la trascinano. Mm. E poi ci sono ehm, come dei fili, del, dei fili elettrici nelle gambe e questi servono per eh, mh, so, soprattutto durante le abduction diciamo durante le abduction vengono eh, quasi riattivati e eh, eh, sincronizzati ogni volta di nuovo e eh, li, li sincronizzano in base al momento della vita di Barbara e in base ai limiti che vogliono darle. E, e da lì poi prendono le informazioni e le come se fosse un tramite tra eh, il, il luogo, diciamo, il luogo di comando dove fanno queste abduction e eh, le sue interferenze per essere sincronizzati nel progetto. Nome del progetto di Barbara. Mm. Limitoteca. <ride> mm. E cosa sono? Cosa rappresentano i libri? Che rappresentano di fatto i limiti? Quali sono i limiti di Barbara? Eh, I limiti di Barbara sono nel in tutto. Um, tutto significa mh, la vedo proprio no? che eh, le fanno fare le cose l'azione la, minima per per sopravvivere diciamo per andare avanti ok nella vita perché se si ferma a loro non serve ok ma proprio le azioni minime ok quindi la, la memoria, memoria minimo, una sì. memoria minima? Ti esatto. ricorda come si chiama, diciamo, però non sì. riusciva proprio a studiare, Esatto. Non memorizzava il suo tipo di nozioni mm. quello lì l'avrebbe fatta evolvere troppo, per lei nemmeno... sarebbe già stato una, un trampolino di lancio, e quindi no, proprio quello non lo doveva fare, mm. nemmeno da un giorno con l'altro forse a qualche ora e poi tutto scompariva quindi o lei studiava prima dell'interrogazione dell oppure, cosa impossibile, oppure eh, abbandonava gli studi, cosa che è avvenuta sì. quindi questo limite mentale è dovuto alla limite, limitoteca sì Andiamo, ma... assolutamente e... Eh, vabbè Gli uomini del tempo hanno agito appunto dicevo nello spazio, quindi eh, proprio nei, nei suoi spostamenti. No, quindi mh, mh, eh, conoscere la, 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 quel, un uomo che poteva diventare la sua fiamma, la spostiamo anche solo di due metri. No, uh -huh. mettiamo davanti un uomo che non è quello giusto. Uh -huh. Quindi vabbè, fai figli, tanti così è meno impegnata lì. Uh -huh. Anche lì, energia che va lì. Ok, più nella diciamo nella routine della vita, no? Mm -hmm. Così, lei non aveva spazio proprio per vedere quello spiraglio. A lei bastava sarebbe bastato un minimo spiraglio, quindi loro hanno fatto di tutto per non farle vedere il minimo spiraglio. Mm. Si sono impegnate tanto. Queste entità, erano molto, mm, molto sincrone, molto attente nei dettagli. Sì, però non ci dimentichiamo che lei è Barbara, certo. assolutamente, sì, sì. sì, sì. Cioè, Ha fatto un lavoro proprio, cioè allora oggi lei potrebbe dire: cavolo, mia mamma partecipava a sedute spiritiche quando io ero nella sua pancia. Cavolo. Ho deciso di, di nascere in una famiglia in cui la nonna paterna faceva le sedute spiritiche e i tarocchi, eh. cavolo, cavolo, ma lei l'ha deciso. È infatti, lei e quindi, ha deciso a noi girano le palle, quando vengono fuori queste considerazioni. Dobbiamo capirla questa cosa, tutti, di caso in caso e tutti insieme, per tutti in sostanza. Sì. Analizziamo la seduta spiritica, andiamo in quella decisiva, quella in cui si forma la sfera. Mm. Interferenzona. Sì, c'erano proprio, direi due demoni, sono arrivati questi due demoni. Ok, eh. allora. allora ti descrivo quello che vedo perché è molto no. particolare. Allora, eh, queste persone sedute al tavolo creano uh, un, un cerchio come se fosse una mega panca circolare energetica ok che li sostiene e aprono i canali chiamano mentre chiamano prima di fare dei nomi specifici mi viene da dire come se si aprisse un vortice di questo tipo uh -huh. ok e apre un portale vedo che si apre un portale un attimo Elena loro i spiriti dici è Barbara ok allora posso dire Barbara non posso dire okay. posso dire che Barbara uh, uh, uh. Non posso dirlo? Vabbè, uguale. Il nome Barbara è stato scelto dagli spiriti e quindi la bambina è stata chiamata Barbara perché gli spiriti, figurati te, volevano ah, che beh, si chiamasse Barbara. Secondo me, in quell'occasione lì sì, perché allora quando hanno chiamato, in generale prima di dire di chiamare qualcosa nello specifico, ok, arrivano a caso. Sono arrivati questi due demoni, hanno visto, e poi c'era Barbara nella pancia che stava facendo gli affari suoi, tra virgolette. Nel, nel senso, la vedo già lì, questa PS, molto ehm, centrata nel mantenere la sua energia creativa. Ok, perché il suo obiettivo lì, prima di, di crearsi l'interferenza, era quello di nascere e sviluppare le sue capacità medianiche. Ok. Um, arrivano questi due demoni e um, a, a, si accorgono di questa potente energia ok e, e vedo proprio che entrano quasi uh, come posso dire non c'è stato neanche il tempo di um, da parte di chi faceva le, uh, la, la, la seduta spiritica di uh, Fermare, nel senso non si sono neanche accorti, ma proprio in quell'istante lì sono entrati eh, intorno a Barbara e hanno creato l'Ateca, ok? Mm. E dopo è, a, hanno scritto il nome di Barbara. È una fregatura lo spiritismo, è veramente una, una fregatura. È stata creata un'industria sullo spiritismo. Mm. Lo stesso Roll, secondo me, non ha capito una mazza di sta cosa. E si, si, si affidava Beh, parte lì, eh, sua era si affidava preferito. a quello che dicevano i morti. I morti hanno ragione, i morti vedono cosa c'è dopo. Dicono che stanno bene. I morti stanno bene, i disincarnati stanno bene. Ma hanno... uh... la situazione è in mano. Il loro controllo no. questo vuol dire star bene hanno capito tutto fanno quello che no. vogliono non fanno niente no. se vogliono fanno qualcosa se vogliono no quello e che vogliono dicono, che... dicono che stanno bene ma magari certo allora come se rimangono come posso dirti come se in quel momento eh, scegliessero l'ambito o l'istante o eh, l'atmosfera dove eh, si sentono più al sicuro e a loro agio. Quindi, se tu glielo chiedi, stanno bene lì. Nel senso, se uno avevamo visto una signora, mi ricordo che continuava a fare la pasta del pane e il pane, le pagnotte, quindi lei stendeva la pasta, faceva la pagnotta, stendeva la pasta, faceva la pagnotta. E, perché in quel momento lì lei era nella sua zona di comfort più estrema, cioè di. Non doveva pensare a niente a nessuno. Ok, in vita. Quindi era congelata al pane, era una roba semplice. Non so se rendo l'idea, no? Quindi mm. se tu lo chiedi a loro lì sono tranquilli perché non hanno eh, nessuna incognita, nessun. Non si reincarnano. Non arriva il rettiliano che gli dice: karma, ti aspettano. Cosa fai lì? Ciro, no? No. Come fanno a rincarnarsi? No, io no ho. Ma ah, no, boh, no. Io i disincarnati li vedo, li vedo fermi lì. Quindi finché non trovano un modo di cambiare stato, no? Stato di, di vibrazione, non possono rincarnarsi. Ok, chiamiamoli tutti i disincarnati che hanno partecipato a queste sedute spiritiche. Ale. A queste specifiche, giusto? Sì, e uh -huh. poi ne chiamiamo anche un altro, un altro gruppo a tutte le sedute spiritiche di tutti i tempi, di tutte le ere, di tutte le linee temporali, tutte cose. siamo uh -huh. due gruppi, quelli di Barbara, prima, prima della famiglia di Barbara. Mm. 3.000 sono arrivati. Ok. okay. Quali di tutte le sedute spiritiche? Ah, oh, yep. No. Allora ma da tanti, cioè siamo andati indietro tantissimo. Siamo a quota. Mm, 827 milioni. Sono troppi per il nostro portale aureo. No, oh. se vogliono andare. Andiamo. Quindi non abbiamo dei limiti nella creazione. No, perché? Siamo degli sboroni? No, perché possiamo fare tutto, siamo noi che creiamo. Ok, apriamo il portale aureo. Via gli 827 milioni. Dimmi se vanno tutti, o se preferiscono stare qui, vestirsi da consiglieri, dire come stanno le cose, fare da tramite per delle interferenze che sono dei programmi. Invece di vedere come stanno le cose nel portale aureo c'è l'informazione. È tolto il velo della Maya tutto è visibile, mm -hmm. chiaro, è possibile. Quindi non è che si va nel Portale Auro e si va alla sorgente. No, no. si va nel Portale Auro, si esce se non si vuole stare lì. Si va nel Portale Auro, però si capiscono le cose e poi si decide se dire, no, no, voglio continuare a fare lo spiritello porcello. No, mm. no, no, voglio incarnarmi di nuovo. Eh, no? E questo probabilmente molti lo faranno. No, voglio incarnarmi in un ombrico che ha nei patti quello di essere mangiato a, al quinto giorno di vita dal che passa. Puoi per farlo? Però mm. sei informato, ci sono sì. delle informazioni, tutto è chiaro. Ma ah, entrano tutti, perché è come se già il richiamo nostro era... No. Mm. Sono fatti, hanno visto il richiamo, quindi... 827 milioni. Messaggio alla, alla sorgente, mandiamo questa richiesta, proviamoci. Il portale aureo visto male dalla sorgente o visto bene? Essenziale il portale aureo, è una delle cose, delle parti essenziali, dei passaggi essenziali. Qualcuno l'ha mai fatto un portale aureo? I suoi trattamenti energetici? Ah. Sai i primi. Allora, c'è qualcosa di simile, ma secondo me non era così chiaro. Nel senso, non, non nell'ipnosi, eh, nei lavori energetici, sai qualcuno che accompagna qual qualche lavoro di chi accompagna i disincarnati, no? Uh -huh. Ecco, qualcosa di simile vedo, ma non era così chiaro, quindi eh, manca la consapevolezza. Ok, via gli 827. Mm -hmm. I 3.000 invece di Barbara, dove sono? Sono lì in attesa. Ok, qualcuno di loro vuole dire qualcosa a Barbara? Specialmente magari quelli che hanno interferito con lei, ah. fungendo da tramite per le sue interferenze che hanno portato alla bolla. Mm -hmm. eh, c'è un gruppo di come se fossero eh, come posso chiamarli mi um, viene da dire sacerdoti ma non sacerdoti cattolici eh, non della chiesa sai sacerdoti quelli eh, che soprattutto nelle storie erano quelli del co consiglio no? che decideva. Uh -huh. Questo gruppo di sei anziani, seduti tutti sudete, intorno a un tavolo, eh, che erano quelli che decidevano. È come se ehm, in quel caso lì ci fossero stati questi disincarnati qua. C'è uno in che particolare hanno... che vuole dire qualcosa. Insomma, Barbara si è scelta questa vita, uh -uh. però ha anche bisogno e si merita, se vogliamo dirla un po' così, con le parole di oggi, che si usano tanto oggi, te lo meriti. Si merita una spiegazione da uno di questi uh -huh. pochi. Aspetta, perché ho non è un eco normale. Ehm. No. Che è sì, la è signora... Alterata, alterata la voce. La signora... Eh, Ma adesso non c'è più. Chi era? La signora con le entità mentali? No, no, sono... No, no, erano... No, no, no. Anche io ho sentito. Sono disincarnati. disincarnati, sì. Ok. Mm -hmm. Insomma, avanti uno o no? Sì, 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 c'è questo qua che, cioè, se sì, io guardo il cerchio e è seduto di fronte, praticamente così. Mm. Uh. Allora, uh, non sa... Allora, scelgono, dice... Cioè, come dicevo prima, no? Quindi i disincarnati rimangono bloccati in una parte dove per loro è una zona di comfort. No? Quindi, questi sacerdoti eh, che in vita facevano questa cosa si ritrovano a fare i sacerdoti di, anche a livello, eh, scusa, come disincarnati, ok? Quindi, alla dimensione dei disincarnati, e eh, è come se vengono chiamati quando deve essere deciso qualcosa quindi è come se loro sapevano già che quella seduta spiritica sarebbe stata fatta per eh, um, il favore di Barbara ok quindi è come se loro venissero chiamati tutte le volte che c'è qualcosa riguardo a un bambino va bene nonna. chiama la nonna paterna uh -huh. Il disincarnato che Barbara ha richiesto, nonché la regista di queste sedute spiritiche, mm. a cui la, non la figlia ma la moglie del figlio, cioè la mamma di Barbara, partecipava, <coughs> e nonché tarocchi, lettura del, del tarocchi. Mm -hmm. Mm -hmm. Lei fa quello come disincarnata. Continua a leggere i tarocchi. A chiunque e qualsiasi cosa gli passi davanti. Beh. Vuole una VIC? <ride> vuole una, tu dici: Vuole una VIC? E lei legge i tarocchi per sapere se va bene. La VIC. Oh? La vuole quindi. <ride> cosa dicono i tarocchi? Magari i tarocchi dicono il suo vero volere nel gioco ovviamente suo, no? Del... Vabbè sì, la Vic la prende. Ma i tarocchi cosa dicevano? Sì. Non c'è niente di più potente della Vic, insomma, la Vic la prendono tutti. Uh, uh, uh. Dovrebbe prenderlo anche la signora matta la Vic così con l'informazione vede di essere matta, no? Ma basta adesso con la signora matta. Ok. La nonna, adesso che ha preso la vicca, come la vedi? Sì, allora, eh, vede, vede tutto l'esperienza da sopra, no? Vede tutta l'esperienza eh, di questa, vede che a un certo punto della sua vita si è fatta. aveva bisogno di un aiuto esterno in un momento della sua vita. Ok, quindi si è fatta trascinare in questa cosa e, eh, e niente, è stata agganciata. Quindi ha continuato a rimanere in quella vibrazione lì. Ok, e la, vede proprio questa cosa. Vedete è che è stata agganciata lì dove le hanno preso le energie, ovviamente per tutti quegli anni lì, proprio perché aveva ha chiesto aiuto all'esterno e gli si sono presentate, appunto. Vedo prima i tarocchi, più o meno insieme, però appena prima i tarocchi e poi le sedute spiritiche. Che poi se vogliamo è quello: la seduta spiritica, il tarocco, è avere una domanda e ah. chiederla all'esterno. Sì. O allo spirito, rigran, risata, uh -huh. stile Drive In, lo spirito che non ha capito niente e noi gli chiediamo le informazioni e quelli ci danno dicono delle cose e noi le seguiamo, o i trocchi, uh -huh. che sono strainterferibili, che possono avere tutta una storia, quel che vuoi, ma sono probabilmente un campo minato di interferenze in 99,9 casi su 100. Sì, sì, sì. Uh -huh. E soprattutto perché? Se la risposta io ce l'ho. In quanto io sono il creatore Infatti, del gioco, ah. quindi ho anche la risposta. La creo mm -hmm. la situazione, la creo. Sono fortunato in amore. Ti incontrerò mio marito, provalo, mm. oh, cercalo, crealo. crealo. Mm -hmm. Invece il tarocco? Guarda caso, fa fare un gioco, un giro, o con una risposta parzialmente negativa, o una con una risposta parzialmente positiva, alla fine della fiera in ti fa girare. Monocca. sempre lì così torni 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 infatti e se è di colpa di qualcuno è colpa tua mm. perché le stelle sono cambiate cosa mm. vuole dire la nonna Barbara grazie vuole dire grazie perché come come lei ha visto l'occasione della sessione per chiarire diventare consapevole di tutto questo ha permesso anche a lei nonna di diventare consapevole della sua esperienza quindi lei è molto grata vede è come se lei dall'alto vedesse la sua esperienza è parallela all'esperienza di barbara ok e ha visto che anche lei si è alzata quindi è diventata consapevole della sua esperienza e adesso se ne è liberata. Poi sta a Barbara non farsi di nuovo interferire, però in questo momento si è liberata. L'esperienza è sotto come quella della nonna disincarnata. Mm. Ok mm -hmm. c'è qualcun altro che vuole farsi avanti nella. Nel novero dei spiriti che abbiamo evocato. Penso che sia la persona che ha fatto entrare la nonna in queste cose in questa cosa, nei tarocchi nelle sedute spiritiche. Ed è una donna che li vedo. Come la vedi? Magari poi a Barbara dice qualcosa. Mora, grassa, magra. Alta, ah, no, so. capelli grigi, con, legati con una specie di scialle. Seguiti scialli neri con i fiori. Eh, esce, è uscita perché è come se fosse stata scoperta. Nel senso che da disincarnata. Eh, si è sentita, ehm, ehm, come, qual è quella parola? Eh, nel momento in cui ha visto quello che la nonna di Barbara ha visto, eh, si è sentita vulnerabile. Nel senso, ehm, si è visto quello che lei ha fatto anche se non era consapevole, è diventata consapevole lì, e quindi è come se si fosse sentita responsabile, ed è, vuole. Ehm, Uscire allo scoperto, ecco. dire Sono stata io, nel senso, vede, vede quello che è successo e vuole dire sono stata io a presentarle queste cose. Questi, va bene, chiamiamo, invitiamola nel portale aureo anche questa. Sì. Formatrice della della nonna. Uh -huh. Invitiamo la nonna. Invitiamo i 3.000 che hanno partecipato alle sedute spiritiche che hanno riguardato la famiglia di Barbara. Tutti nel portale Aureo. Se vanno tutti, me lo dici. Se qualcuno no, lo chiamiamo sulla cattedra. Ce n'è un. Tutti sono stati, tutti tranne uno. è caricato dell'energia di un'energia di un'energia di satana direi quindi fa finta di poterci contrastare fa finta di fare un ulteriore tentativo sì, questo soprattutto satana. verso di te no? ma in che senso c'è questo uomo no satana ah. Finta, allora c'è cioè una sedia. Sei quelle sedie fatte quadrate di legno con uh, la seduta uh, in paglia? Mm. Lui è seduto lì e ha uh, come se avesse fatto con, uh, con uh, il gel, avesse fatto con i capelli due corna. È biondo come se avesse fatto con i capelli due corna e i baffi li avesse tirati in su. No, vabbè, vabbè, vabbè. vabbè. Dai, Buffonlandia, sì, okay, sì. chiudiamo il portale aureo. Uh -huh. La nonna ha lasciato il suo messaggio? Questo sì, sì, che è molto oh, grata, ma... sì, sì, sì. poi l'ha abbracciata alla fine. Uh -huh. ok Esiste, um, Elena, una, una terra familiare, una fattura di famiglia. La uh, famiglia di Barbara, intanto chiamiamo tutti i viventi nel cinema. Fratelli, figli e quant'altro non hanno avuto fortuna. Chi uno nella, nella salute, chi uno nel lavoro. Non c'è una linea comune, non c'è un denominatore comune, tuttavia c'è un po' di sfortuna, anche a chi non ha partecipato in pancia o fuori dalla pancia a sedute spiritiche. Quindi, vediamola questa cosa. Allora, c'è una parte della. Della famiglia, c'è cioè un nucleo della famiglia allargata, ok. Un nucleo familiare della famiglia allargata che era più direttamente coinvolto. Mi viene da dire, um, o perlomeno a livello energetico, vedo a livello eterico che eh, c'erano le vibrazioni molto più basse, un campo eh, vibrazionale negativo sempre aperto e quindi eh, c'erano poi sono stati interferiti in generale vedo proprio tipo nella casa che giravano eh, questi due demoni molto bassi a livello energetico cioè vibrazionale e che quindi ehm, mh, potrei dire ignoranti nel senso a livello di interferenze quelle più basse quelle mh, che senza Tanto senso, ma l'unico senso era proprio quello di eh, ciucciare più energia possibile. Ok, e sono quelli che hanno interferito eh, i membri della famiglia che hanno avuto problemi proprio fisici di salute. Ok, perché hanno proprio stati interferiti da questi due qua che ciucciavano proprio eh, solo l'energia, senza scopo. Non so come descriverlo in altra maniera solo per depotenziare le l'energia di questa sì. persona va bene tutti nel cinema a uh -huh. tutti subito una vic a tutti deve essere chiaro ognuno sceglie per sé questa è la uh -huh. sessione di Barbara non del cugino di Barbara uh -huh. ma il cugino di Barbara è nel, 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 nel cinema uh -huh. e sceglie come muoversi la vic ha l'informazione importante che lui è Dio quindi lui decide del suo gioco non la seduta spiritica non la tara familiare non il cognome che porta non sti gran cazzi, non la meloni ma lui voglio solo dire un di, di, particolare perché può essere utile a tutti perché è una cosa ha eh? eh, ah, le vibrazioni talmente basse cioè le vibrazioni molto basse Ok, il cugino mi viene, cioè, vedo adesso di Barbara nel cinema, vibrazioni molto basse. Tutto ingobbito fisicamente molto risentito. Ma guarda caso in questa situazione ha le ali come un angelo, ok. Vo volevo puntualizzarlo perché mh, gli sono state messe le ali, quindi l'energia è quella lì, cioè, proprio per eh... Elohim. Eh, sì, per mettere i puntini sulle I, per ri, riaffermare ancora una volta che il, tutta l'energia angelica, proprio di angelico inteso come aiuto, eh, non c'è proprio niente, ecco, quindi anzi, no? Vibrazioni molto basse. Ecco, lo so di questa cosa. La prende la VIC, questo cugino? Sì, cioè, fa quasi fatica... Quasi la fatica addirittura a prendere la VIC. Perché? Okay. Fisica? È, eh. Ma un po' avanti nel tempo, la prende alla fine? Sì, sì, la prende, la prende. Vabbè. Presa. Chi altri c'è nel cinema? Altri vedi? Vedo due zie e uno zio, più indietro, un pochino più indietro che uh, altri cugini, tuo tra, tra cugini mm -hmm. eh, tu hai tre cugini tu maschio e una femmina in seconda fila i figli davanti il compagno anche di barbara davanti eh, ex marito si sì, c'è ma in fondo in fondo in fondo nel buio della sala sì. va bene causa esoterica del blocco sessuale mai avuto piacere è uno dei limiti, è uno assolutamente. Dei, cioè, eh, anche questo è dato dall'entità mentale di livello 6. Proprio non, 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 non qualsiasi cosa che avesse ave, potuto far sì che Barbara a, a, alzasse le sue vibrazioni, veniva impedito. Perché se lei avesse alzato anche di poco, a, avesse superato anche una soglia bassa di vibrazioni alte, ok? Lei avrebbe trovato la breccia per eh, um, aumentare la sua evoluzione e ricominciare ad agire sulle sue capacità medianiche. Arrivando qua è riuscita a trovare la breccia. Quindi la, la sfida, la, la, la PS si è data questa enorme sfida, direi proprio un incastro, ok? Per far sì che a furia di spingere avrebbe eh, creato una breccia da cui uscire. Ecco. La breccia la creiamo oggi? La sì. crea lei oggi? Sì, sì, arrivata qua, iniziando a guardare le sessioni già, iniziava a fare il buco nella teca di vetro causa esoterica dello scarso um, dialogo um, emotivo con i figli. Eh, L'entità mentale di livello 3. Nata quando? Mm, elementari, tra, sì, tra i 6-7 anni. Eh, lì c'è stato il vero inizio diciamo nella vita di Barbara vedo che lei ha iniziato in, iniziava a interagire eh, come posso dire io vedo da qua lei la, la diciamo il suo istinto la sua vera natura era quella di sperimentare con l'altro no quindi proprio mh, fare esperienza concreta rispetto al mondo esterno ok per poter migliorare acuire le sue capacità eh, energetiche ok quindi da lì eh, gli è stato messo eh, in più questo limite di questa interferenza di livello 3 per eh, non farle sentire il cambiamento vibrazionale con le emozioni cioè era come proprio se lei iniziasse ad avere dei picchi ok e questa eh, entità mentale ha reso invece i picchi quasi impossibili Profumi minimi, giusto però. Qual è un particolare degno di nota, mh, relativo magari anche a vite precedenti vissute insieme, tra Barbara e uno solo dei suoi figli? Tra virgolette, qual è il più mh, utile in questo momento? Uh, con ognuno avrà avuto a che fare, molto probabilmente. Mm -hmm, con sì, ognuno certo. avrà un aspetto da chiarire. Con un, io non credo che una persona abbia dei figli a caso. no, no, no Se infatti. uno ha la prima è una femmina, ha avuto delle visite passate, deve capire. Non so, una persona di sesso femminile, eh, estremamente introversa, deve capire gestire, di, di esatto, a gestire di riuscire a gestire l'essere introverso di un, di un figlio no? eccetera 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 qual è la, il figlio numero 1 2 3 4 tra virgolette più importante la sfida più grande e qual è la sfida? sì allora non so l'età dei figli di barbara ma vedo come se fosse eh, un maschio adolescente tipo intorno ai 16 17 anni lo vedo alto però magari è solo perché è il più Incisivo nella vita di Barbara, no? Non so se è un figlio di quell'età alto. Barbara eh. hai un figlio di quest'età, di 16, è il... il secondo terzo terzo, no? Mm. Il secondo e il terzo, ah, sono gemelli, ah, no. però uno di ah. no, no. Aspetta, potrebbero anche essere non gemelli eh, perché si può certo. nascere eh, all'interno sì. dello stesso anno, eh. uno nasce a gennaio. È un'altra riconcepito, i mesi, mesi dell'anno sono 12 e la gravidanza è di 9. Mm. Tu lo sapevi, Elena? No, no, no. il primo ha 23 anni ed è sposato mm -hmm. il quarto, 12. Ok, in mezzo ci sono, ci sono dei sedicenni. Ah, tu dici tra il secondo e il terzo ci può stare questo sedicenne che poi non è un'informazione così. Puntone. No, no, io vedo appunto questo. Vedi che essere, secondo essere il terzo. Secondo. Sì. Mm. Mm -hmm. Ok, qual è la lezione? la Ok, è come se lui fosse... La sua caratteristica eh, in rapporto con Barbara fosse quella di scuoterla, quindi di risvegliarla dal torpore. Mi viene da dire, no? È come se lei, ogni, cioè, lei eh, con le sue interferenze, questi limiti fosse un po' eh, mh, diciamo mh, ipnotizzata da questi limiti, e quindi no? trascinata appunto dalle sue interferenze, lui ogni tanto la scuote la fa un attimo rinsavire, eh, lì lei vede ogni tanto vede delle cose che a cui deve prestare attenzione perché lui fa delle cose che la fan, fan sì che lei debba prestare attenzione e eh, allora lì vede lo spiraglio, vede che, che, che può andare oltre vede la briccia oh, è Che vita precedente hanno vissuto insieme? Allora, erano marito e moglie in una vita hanno, avevano un mulino, ok? Eh, per macinare, eh, un mulino collegato ad una macina di grano, mm. e la cosa bella è che l'hanno costruito loro, cioè l'hanno proprio costruito a mano loro il mulino. E sono arrivati a farlo. Ecco, Questa è la caratteristica che mi fa vedere. Mm. Quindi, questo mancanza di piacere nel sesso qual è la causa esoterica? Non l'ho capito, è una delle conseguenze di cosa? Limiti, limiti. Entità metà livello 6, quindi sempre uomo del tempo uh, insieme ai due demoni. Mm. Non c'è un impianto? No, 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 no. Va bene, andiamo al cluster. Uh -huh. Come alcuni non hanno capito, andare al cluster non è cosa da pochi comporta un lavoro di consapevolezza lungo e faticoso una un totale concentratura e pulizia reset completo quindi le persone devono devono proprio ripartire da zero e questo spesso è, è, vuol dire mettersi in gioco quindi fare delle azioni prestare attenzione essere centrati e e non è da tutti, e quindi poi scaricano spesso la colpa all'esterno se le cose non cambiano. Ma poi le persone non si danno neanche tempo. Vabbè, potremmo andare avanti mille anni. Andiamo lì con Barbara. Barbara uh -huh. può venire seguita, può essere seguita da chi vuole i viventi nel cinema. Uh -huh. A volte vediamo che c'è forse la sua fiamma tra compagno ex marito una ex marito no no um, compagno potrebbe diventarlo sono fiamme cioè, anime affini di quarto livello mm -hmm. è un po un po', lui è un po lento nei tempi di mh. diciamo che la sua diffidenza lo fa rallentare un po per quanto riguarda la sua evoluzione e consapevolezza, eh? quindi quell'aspetto lì, mm -hmm. vedo un po': deve macchinare tanto prima di sperimentare e di aprirsi a qualcosa. Quindi, ecco, questa è la distanza tra loro. Andiamo con Barbara il Cluster. Mm -hmm. Ora tutto è suo. La scena è sua. Sì, ogni vita è rappresentata da un arcobaleno disegnato sul cartone. Quindi sai, un cartone a forma di arcobaleno colorato. Uh -huh. Con i due piedistalli in cartone. Proprio ogni vita questa cosa qua. Cartone eh, Arcobaleno, che anche senza grandi suggerimenti, con un minimo di ricerca um, esoterica, è la divisione della luce eh, nei mm. suoi componenti. Quindi, è anche un po' il simbolo della Matrix in cui siamo immersi. Una eh, sì, eh, delle sì, copertine dei pink Floyd, no? famosa mm. è il prisma con il raggio di luce separato eh, nei, eh. nei vari colori. Andrà tutto bene. Era l'arcobaleno, quindi. Infatti. Dire inculata l'inculata: eh, eh, eh. quindi, quando vi comprate qualcosa da Tiger con l'arcobaleno, una gomma, una biro, un pochetto da uomo che adesso va tanto di moda, mamma mia, e o oh, 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 <ride> una maglietta per vostra figlia, gli state mettendo anche l'unicorno con l'arcobaleno, non è che sia tanto mm. differente. Mettete addosso un simbolo C'era un cartone Matrix. animato delle bimbe, i litori i gli, gli mettete con... addosso un simbolo deep state mm. matrix gabbia manette la signora matta l'aveva detto ma la signora matta l'ha visto su internet mm. attenzione ah, eh, ah, ah. a far diventare la signora matta il vostro guru la signora matta fatele vedere la 866 di, di, di sessione con entità mentali e poi vediamo che cosa vi risponde mm. basta con la signora matta è il momento ed è protagonista solo ed esclusivamente Barbara uh -huh. cosa facciamo di questi uh, arcobaleni apriamo un portale definitivo e li gettiamo tutti dentro Beh. detto uh -huh. fatto uh -huh. questa adesso è creazione ad eternum non lo fa nessuno chissà come mai quelli sono col progetto militare, quello là mi, fa, mi, mi copia, quella là è la signora Matta. Nessuno crea un Ad Eternum. Io sono creatore un giorno, mi sono svegliato e ho detto: creiamo una palla di energia, un sole mm -hmm. che si chiama Ad Eternum valido per sempre. Firmato e sottoscritto da noi, in questo caso Barbara. Lei ne è la creatrice, la responsabile. Mm -hmm. Questa creazione è sua e a sua tutela. E a sua rappresentazione della sua divinità, lei la mette dove vuole e la crea quando le pare. La mette mm -hmm. dove vuole, nessuno, poiché è sua, lo può spostare. La può modificare, aumentare, abbassare, spostare, annullare, duplicare. Mm -hmm. Lei può farlo, nessun altro è sua. Lei mm -hmm. esce, va al lavoro, è stanca, si crea una determinum. Funziona. Non ho tempo per il momento di fare testimonianze, ne ho decine e decine, ne farò. Mm. Fa poco. Funziona creare ad eternum: funziona. Mm -hmm. Assolutamente. Fa vincere sì. cause, indirettamente sì. a nostro danno, al yes. danno della persona che ci racconta. Fa cambiare lavori, lavori che non sono mai cambiati per decine mm. di anni. Puff, improvvisamente mm. cambiano quando questa persona mette una ad quindi al posto di questi dannati arcobaleni, mettiamo un sole personale di energia: assolutamente energia sottratta a Barbara. Elena, assolutamente no. E da dove viene? Quindi viene da Barbara, che ne può creare infinitamente, aggiungerla alla sua sempre di più. Si autorigenera no. auto l'ad eterno. Oltretutto. Ok, sai che non ti ho sentito l'ultima frase, puoi ripeterla per favore. Eh, certo, ovviamente. Perché, ovviamente <ride> ho detto ehm, che lei ne genera quanta ne vuole e ne genera in più, non è che la tira via da sé, ne genera sempre di più e, auto, eh, la, e la D'Eternum si auto rigenera all'infinito. Bene. Avatar. Uh -huh. Uh -huh. Se noi vogliamo, lo eliminiamo. Se noi vogliamo, torna. Uh -huh. Barbara sì, lo allora. vuole eliminare? Assolutamente sì. Bene. Lo eliminiamo senza troppi preamboli. Qui mettiamo una eternum. Condizione necessaria e sufficiente, ma non eh, Barbara non farà niente e quindi è così. No, Barbara dovrà lavorare, alimentare la uh -huh. cosa. Crederci innanzitutto. Ah. Crederci non vuol dire autosuggestionarsi, vuol dire creare. Mm. Ricordatevi che la realtà non esiste, con il termine, il senso di realtà. Non c'è niente di reale, questo non è reale, questo è un gioco. Se è un gioco uh -huh. il pensiero crea, ecco perché il pensiero crea, perché è un gioco. Mm. Quindi se tu ci credi, sei dentro il gioco, consapevole che è un gioco, però fa la differenza e guidi il gioco, quindi dici l'avatar la, non torna più. Si uh -huh. inizia a dire siete arrivati in ritardo di 5 minuti e puttanate di questo genere, stai alimentando il ritorno di tutte le interferenze, uh -huh. infatti tornano. Uh -huh. Allora o noi non abbiamo nessun risultato con nessuno, o se abbiamo dei risultati con il 99% delle persone e non con l'1%, l'1% certo. forse è qualcosa che non fa. Eh, certo. sì, sì. ok ad Eterno ma anche qui. Nuova vibrazione di Barbara. 198 miliardi. Nuova consapevolezza. 183. PS. 68. Vite. 1034 cervello allora eh, direi mi fa vedere due me le fa vedere proprio subito allora in questo momento è 11.4 la sento molto vibrare al vibrare insieme a noi alta ok quindi è molto presente qua come se lei fosse più qua del solito no può stabilizzare il suo cervello adesso diciamo finita la sessione è intorno a 10.5 ci sono ancora entità eteriche mentali e impianti no c'è ancora l'imitoteca no è come se ci fossero ancora le sedute spiritiche nel suo Vissuto no, nel suo vissuto no, è come se le avessero fatte, perché eh, nel suo vissuto non ci sono, è, è, sono rimaste nella sua famiglia, ok, senza il pezzo energetico di Barbara, senza tutta quella linea lì, ecco, cioè, per quanto riguarda gli altri, la devono togliere gli altri, la parte energetica di quello. Mm. Che fare ora? Messaggio finale della PS. Barbara, importantissimo. Allora, tu sai che se ci sono dei quei momenti in cui riesci a essere centrata con te stessa, ok? Quindi allenati, fai spesso, eh, entra spesso in quei momenti e eh, a, mh, la tua PS, mh, cioè io mh, ti dirò esattamente cosa fare per... Eh, alimentare le tue capacità energetiche ok eh, dice mm che devono mh, mh, ripartire dall'inizio, da zero, perché è stata bloccata proprio da zero. Quindi eh, sentire intanto la sua energia, il suo campo energetico, il campo energetico all'esterno, ok? Prendere dimestichezza e poi potrà iniziare con le altre capacità che sono eh, agire nel campo energetico, eh, iniziare a, a leggere i, i pensieri potrebbe essere di quel suo figlio, del secondo figlio quello che più la scuote, ok? La vedo uh -huh. così, e poi anche um, magari col suo compagno, comunque con, con le persone intorno a lei. Mm. Eh, potrebbe essere utile um, yoga dinamico però, c'è cioè quello dove proprio fai ginnastica, oppure mi viene anche da dire tai chi. C'è la possibilità di provare piacere nell'ambito sessuale adesso? Sì, anche lì eh, non, non entrare nel ricordo, entrare nella sensazione. So come dire, è come se eh, lei in quel momento. Eh, Dovesse provare a entrare in sé e quindi, come se andasse proprio eh, si, mh, si facesse piccola piccola e andasse proprio nella zona, ok? Del pube, in quel momento e eh, sentisse proprio la, la superficie, ok? Proprio la sensazione lì, e lì, se, e lì eh, riuscirà così a iniziare a sentire piacere. Mm. Immagine finale. comprensiva anche del cinema. Sì, la vedo allora con le gambe eh, incrociate che fluttua e ha questo suo enorme copricapo che è fatto tipo, mm, allora è grande come la testa e poi va e c'è sopra un enorme cerchio, ok, eh, che contiene tutti eh, i suoi strumenti energetici, potrei dire. Ok, e quindi questo è quello che lei si li porta sempre dietro come copricapo, così le mani sono libere, mi viene da dire, e può, può scambiarseli eh, ogni volta che eh, l'occasione, cioè usare lo strumento giusto per ogni occasione. Mm. Qual è la cosa da fare subito? Allora, eh, concretamente. Eh, allora, per ora vedo più avanti, magari eh, eh, mh, scegliere un lavoro che per lei è molto piacevole. Però, più avanti adesso, rimanere lì è come se dovesse. Eh, mi viene da dire in questo momento, insieme al suo compagno, eh, mh, iniziare un progetto esterno. Che potrebbe essere, magari iniziare a fare assieme Tai C, un, una cosa potrebbe essere questa, una possibilità, oppure, che ne so, mi viene da dire, prendere un terreno e coltivarlo assieme. Ecco, un altro esempio può essere quello, mm, sì, oppure fare eh, dei viaggi eh, culturali. Ecco, mi sono arrivate queste tre immagini specifiche. Cosa assolutamente non fare? Assolutamente, non fare quello ok, stare immobili, quindi eh, fare esattamente tutto come prima, quello non è da fare, quindi rimanere nella routine, nell'abitudine. Ehm, mi viene da dire questo: mi è arrivato non so da dove, eh, non farsi sovrastare dai suoi figli. Allora, l'immagine in eterico che ho è lei che è, è bianca, lei mm. è come se fosse energia bianca, ok? Che va in su e arrivano i suoi figli e con quattro colori diversi la spingono in giù. Mm. Questo non deve più succedere. Va bene. Mm. Come la vedi bene? Sì, sì, la vedo appunto in alto con tutti i suoi strumenti. A disposizione, okay, abbiamo finito. Prima mm -hmm. di chiudere. Guardate bene oh. la copertina di questo video che è una presa per il culo per la signora Matta. Attention uh, 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 allerta. Allerta. Ciao a tutti. Chi vuole seguire la signora Matta si disiscriva dal mio canale. Ciao.